Buongiorno Brighelle, sono tornata con un nuovo video che non sia un vlog, quindi è un evento. Scusate come ho croccato i capelli, ma sinceramente dopo devo fare gli esercizi e quindi dovrò farmi la doccia da testa a piedi e quindi li ho tirati su in questa maniera così veloce. Qui abbiamo anche il piccolo ometto, mio piccione puzzone che è ancora in pigiamino perché ha appena finito di fare colazione l'aerosol. E niente, non so se vedete le situation. Ho deciso di registrare il video dei regali di compleanno di Ale. L'anno scorso non l'ho fatto perché ero stanca di vedere le cose in giro, non avevo il tempo di registrare e quindi ho messo via tutto e pace e bene, insomma. Invece stavolta ho cercato di radunare quello che più mi era possibile radunare e ho deciso di farvi vedere appunto i regalini che ha ricevuto. Il mio topolino per il suo compleanno che ha fatto 2 anni! Yeah! Fa yeah! Fa yeah! Aspetta, aspetta! Brutta peste! Brutta peste! Sì, vai giù, vai a giocare, amore. Cos'è che vuoi? Vuoi metterti qua seduto? Aspetta che togliamo le scarpette, amore. Bene, inizio a farvi vedere tutto perché sennò sarà un video eterno. Allora, partiamo dai giochi? Sì, dai, facciamo i giochi così poi lui ci gioca. Allora, dovete sapere che Alessandro è impazzito per i trattori, le macchinine e tutto quello che ha le ruote, insomma. E quindi abbiamo pensato di regalargli questo bellissimo trattore che c'ha tutto qua l'aggeggio che si muove e insomma ce l'ha sempre in mano. Gliene è stato regalato un altro che non so più dove sia finito perché ci gioca e quindi non sono riuscita a trovarlo. Comunque gli hanno regalato un altro trattorino solo così senza la parte dietro, piccolino. Ok, poi per chi ha visto il vlog di Masha e Orso, ve lo metto qui nei video consigliati, se non l'avete ancora visto, io gli ho comprato questo set di timbrini di Masha e Orso. È consigliato dai 3 anni in su, però mi piacevano troppo, lui quando l'ha visto è impazzito e quindi la mamma li ha preso, la mamma e il papà gli hanno comprato il set di timbrini di Masha e Orso che ha dentro appunto, mi sembra. Sono 7 timbrini e deve avere anche 7-8 pennarelli per colorare il foglietto di carta e Masha e Orso, insomma. Poi, per chi ha visto il vlog del compleanno, ve lo lascio sempre qui nei video consigliati. Il nonno gli ha preso la 500 Abarth che non sta ferma un attimo, ok? Che è una saetta, sta macchina c'è una cosa assurda, è bellissima, praticamente si pigia qua, si carica e parte come una scheggia, cioè ci divertiamo di più io e Manuel che sappiamo come funziona perché Ale ancora non ha capito che devi schiacciare, lui le spinge. Dopo magari per sbaglio ci pigia sopra e gli parte la macchinetta. Sentite, la tosse, il mio amore, ha avuto la febbre quasi tutta la settimana. Ecco comunque questa bellissima 500 Abarth, che praticamente funziona come la moto che gli abbiamo regalato a Natale dello scorso anno. Ve lo metto sempre quindi nei video consigliati se mi ricordo. Poi mia mamma gli ha regalato un set infinito di macchinette. Queste sono le due che sono riuscita a trovare perché un po' gliele ho date a lei, visto che comunque sta dalla nonna durante il giorno, un po' ce le ho io nello sparso in giro per casa e praticamente sono le macchinine dei soccorsi, questo della protezione civile, questo è quello della pulizia distrutto, no, ecco, e poi c'è il camion dei pompieri, l'ambulanza e insomma quant'altro. Poi mia nonna gli ha regalato questo set di libri che aveva anche la sua scatolina, ma ovviamente ha resistito poco nelle mani di Alessandro e sono dei libretti che gli servono per imparare. Praticamente qui c'è il mio corpo, e dentro ci sono un naso per annusare, una bocca per assaggiare, due occhi per guardare, due orecchie per ascoltare, le mani. Poi ci sono gli opposti.
quindi il giorno e la notte, il grande e il piccolo, quello dei colori, quindi ci sono tutti i colori, con tipo la banana è gialla, la mela è rossa, poi c'è l'alfabeto, i numeri, la famiglia e la mia giornata, che è carinissima la mia giornata, perché c'è la sveglia, la colazione, il gioco, il pranzo, il parco giochi. Infatti quando andiamo via il pomeriggio lui vuole andare al parco, il bagnetto, la cena e la nanna. Ecco, veramente molto carini, però ripeto, purtroppo è ancora piccolino, quindi non ci va tanto dietro a ste cose, cioè li usa sì per guardare le figurine, ma... Poi gli è arrivata la lavagna magica, che io e mia sorella abbiamo sempre voluto, ma nessuno si è mai regalato. Qui ci sono tre magneti che ho tolto perché se no li perde. E come vedete la già bella che è rovinata, perché lui ci gratta sopra. Dove vai? Vai a giocare. Poi altro regalo bellissimo è il pallottoliere con la lavagnetta, e dentro ci sono anche i gessetti. Questa è una cosa veramente bellissima. Ringraziamo ringraziamo gli zii Enrico e Martina. Che poi, e poi sempre gli zii Enrico e Martina, sapendo la passione di Ale per Masha ed Orso, gli hanno regalato questa scatolina che dentro ha il memo, il domino, 6 cubi e un puzzle. È veramente carinissimo, infatti ci ha giocato subito il giorno dopo, però adesso gliel'ho rimessa via nella scatolina perché non voglio che parti i pezzi. E poi gli è arrivato questa cosina qui tipo sapientino per imparare le cose, veramente molto carina, perché deve ad esempio c'è la scheda dove vive questo animale, trovare l'oggetto corrispondente a quello che c'è centrale, quindi ad esempio la racchetta da ping pong, c'è la pallina da ping pong. È passato Ale. E poi che c'è, quanti sono, c'è una mano con 5 dita e devi indovinare quanti sono, la lettera iniziale della mucca, insomma è molto molto carino. Poi mia nonna, se avete visto appunto il vlog del compleanno, gli aveva regalato un elicottero telecomandato. Amore, non c'è l'elicottero, non c'è più l'elicottero. Cosa c'è, amore? Non c'è l'elicottero, amore, non c'è più. Vi stavo appunto dicendo, se avete visto il video del vlog del compleanno di Ale, mia nonna gli aveva regalato un elicottero telecomandato dagli 8 anni in su, che ovviamente Manuel, Enrico, il papà, tutti quanti volevano provare, solo che è durata una giornata, perché il giorno dopo girava solo su se stesso e non funzionava più. Purtroppo dove lo avevano acquistato non ce n'erano altri, e quindi abbiamo preso i soldini e andremo a prendergli qualcos'altro. Solo che lui quando sente la parola impazzisce, perché lui vuole, cioè a lui piaceva sto cosa che girava, lo guardava, aveva paura anche, però ecco. Allora vi faccio vedere le cosine da vestire, perché noi avevamo chiesto prevalentemente cosine da vestire, visto che comunque si sa i bimbi sono piccoli, cioè io Ale lo cambio 2-3 volte al giorno, perché tra giocare si sporca, si sbava, col raffreddore adesso è una cosa assurda. E niente, vi faccio vedere le cose da vestire. Allora, mia mamma gli ha regalato questa tuta della Campagnolo col cappuccio, ha appunto l'interno del cappuccio che è giallo, qui ha i dettagli grigi e bianchi e le scritte così, e questi sono appunto i pantaloncini abbinati. Io e Manuel invece gli abbiamo preso sempre cose da vestire, oltre al giochino di Masha e Orso, gli abbiamo preso questa felpa sempre di Campagnolo blu con la cerniera e la scritta gialla e il cappuccio. Poi gli abbiamo preso sempre questa felpa sempre di Campagnolo, di questo bel verde acceso con il cappuccio e la, come si chiama, le stringhette qui sono rosine. Poi questa, cioè l'ho vista e ho detto no, è mia.
Gli ho preso questa maglietta appunto con la manichetta lunga, ma abbastanza ancora leggera, quindi va bene in questa stagione, con i supereroi. Questi pantaloncini, che sono appunto di felpa, però hanno gli inserti qui, sempre in felpa, che però sembrano in jeans. Ecco qua. Noi gli abbiamo preso cose dai 3 anni, perché adesso non sono più 16 mesi, 18 mesi come era prima, ma o sono 2 anni o sono 3 anni. Però ho visto che le cosine che ha dei 2 anni sono già cortine, quindi abbiamo preferito prendere cose un po' più abbondanti, e la stessa cosa abbiamo chiesto ai parenti, amici, tutto quanto. E poi l'ultima cosa che gli abbiamo preso appunto io e Manuel sono questi jeans veramente molto carini, che sono della Melby, mi sembra. No, questi sono della Nucleo, che è appunto sempre una linea di campagnolo. Veramente molto belli. Li abbiamo comprati, ovvio che ci piacciono. Gli è arrivata questa maglietta con scritto Gentle Boy Boxing Club, e ci sono anche i baffetti. Vediamo se riesco a farvela vedere da vicino i baffetti. E sotto ci sono i guanti da pugilato. Mia sorella e mio cognato gli hanno presa questa. La tuta dei Minions è bellissima veramente. Cioè, chi è questo? Lo conoscete? Io non ho visto il film, ma è bellissima. Cioè, guardate che cos'è. Non vedo l'ora di metterli. Infatti, io ho detto devo registrare il video, che devo lavare la roba, perché non vedo proprio l'ora di mettergliela. Questa, e questi sono i pantaloni, sempre con il Minions qua. No, è bellissimo. Cioè, io sono impazzita per questa cosa. Mio suocero e no, la bisnonna di Ale mi hanno regalato questo bellissimo cappottino blu col cappuccio e l'interno grigio. È veramente bellissimo, della Blue Kids. E poi quest'altro completo, sempre della Blue Kids, questa tutina. Questi sono i pantaloni. Questa è la maglietta che va sotto. E questa è la felpa, veramente molto carina. Questa è taglia 2-3 anni. E poi la mia vicina carinissima gli ha regalato il pigiama di Spider-Man. Ecco qua, è carinissimo. E poi ha un cotone che è qualcosa di spettacolare, con i pantaloncini corti, quindi questo gli andrà bene l'estate prossima. Ok, non ho ancora finito con i vestiti. Il compagno di mia suocera gli ha regalato questi bellissimi pantaloni della Champion, che, cioè, io adoro questi colori che hanno fatto quest'anno, quindi sono grigie con il dettaglio qui giallo, il bordino blu, con questa felpa, sempre appunto della Champion, questa senza cappuccio. Poi questi altri pantaloni, tanto suona il telefono, e quest'altra felpa meravigliosa, sempre della Champion, di questo verde spettacolare. Bene, poi gli è arrivata, come avrete visto, ripeto nel vlog che trovate qui nei video consigliati, la bicicletta di Paw Patrol, che è bellissima, però purtroppo ci deve ancora prendere mano. Però secondo me sarà una scheggia con quella cosa lì quando io avrò imparato. E niente ragazze, mi sembra di avervi fatto vedere tutto, e devo farvi assolutamente il video dei prodotti preferiti degli ultimi anni, praticamente, perché ho dei prodotti che mi stanno piacendo tantissimo e ne ho altri che mi stanno facendo veramente schifo.
e poi vi devo fare il video dei prodotti finiti perché ne ho una cesta che non finisce più. Quindi ecco, ho abbastanza cosine da fare. Oggi volevo fare anche un vlog, però vi sto riempiendo di vlog, quindi ho deciso di non farlo. E niente, ragazze, io vi saluto perché adesso Ale devo cambiare Ale, devo iniziare a attaccare un po' di lavatrici, devo sistemare di qua e di là. Dimmi, vuole giocare lui, poverino, quindi ovviamente devo dare il tempo a lui. E sto aspettando il corriere perché ho venduto una cosa su Depop, vediamo se si decide ad arrivare. A proposito, trovate qui sotto, se siete interessati, tutti i link a Instagram, Twitter, Facebook e anche appunto Depop o Depop, come lo chiamo io. E niente, ragazzi, io vi saluto, vi mando un grosso bacio e ci vediamo presto nel prossimo video. Il rossetto è sempre la solita tinta di Sephora, il numero 09. Ciao!